Arco Toscana TV oggi è al Museo Archeologico di Firenze, un museo importante per la nostra città, anche perché l'arco non è soltanto gare o primati o punteggi, è anche cultura, e quindi ci piace parlarne con la dottoressa Carlotta Cianferoni, direttrice del museo, che molto gentilmente stasera ci ospita e ci guida in questo bellissimo museo. Buonasera. Buonasera, grazie a voi dell'invito a far vedere le grandi ricchezze poi di questo museo, che quasi mai mi riesce di mostrare come vorrei. Quindi questa per me è una splendida occasione, anche se è importante nell'antichità l'arco, ma non nella veste in cui lo conosciamo adesso, o comunque ce ne occupiamo adesso. Noi lo conosciamo come il più antico degli sport moderni. È così? No, in realtà per gli antichi non era uno sport. L'arco è uno strumento anzitutto di caccia, direi, per gli antichi. Questo non solo per gli Etruschi e quindi i popoli italici, sicuramente nelle raffigurazioni etrusche che io conosco, in particolare due che sono le più antiche su due rasoi villanoviani, quindi siamo nell'VIII secolo avanti Cristo, uno da Bologna e uno da Vetulonia, sono rappresentati degli arcieri, ma che sono impegnati in una caccia al cervo. Quindi diciamo che l'impiego più frequente nelle rappresentazioni antiche dell'arco è quello della caccia. Nel mondo greco, viceversa, l'arco viene ricordato anche come arma, anche se è un'arma che ricorre più di rado nell'armamento del guerriero, anzi direi che nell'armamento dell'eroe, ad esempio dei racconti di Omero, dell'Iliade, dell'Odissea, raramente viene ricordato in questo senso. Questa è la sala del meraviglioso vaso François e qui ci sono i cacciatori. Questo è uno dei pezzi più importanti del museo archeologico. E qui c'è una delle rappresentazioni di caccia, della caccia al cinghiale calidonio, che è rappresentata nella interezza del racconto. Tutti i personaggi hanno il loro nome scritto accanto. E tra questi personaggi, tra i cacciatori, figurano almeno quattro arcieri che hanno l'abbigliamento dei guerrieri sciti e appunto stanno per scoccare la freccia per colpire questo enorme cinghiale. Soltanto alcuni personaggi, come ad esempio Paride, sono invece caratterizzati dall'arco. E questo perché l'arco è l'arma che colpisce da lontano, e quindi se è giustificato che si vada incontro a una bestia come il cinghiale calidonio cercando di colpirlo, di fiaccarlo anche scoccando delle frecce da lontano, non è nell'ideale eroico degli antichi greci il fatto che si colpisca il nemico da lontano. L'eroe arrivava sul campo di battaglia sul carro e poi scendeva dal carro e andava al combattimento corpo a corpo, quindi aveva il confronto diretto, affrontava direttamente da vicino il pericolo. Quindi l'arco è più adatto per combattere gli animali, quindi la caccia e gli animali feroci. L'arco è più adatto per la caccia, o perlomeno più adatto, e la rappresentazione più frequente è quella della caccia. Ci sono solo dei guerrieri che sono rappresentati quasi sempre
con l'arco e con la faretra, e sono quelli che hanno l'abbigliamento dei guerrieri sciti, quindi con questi cappelli a punta, vestiti, sono orientali, quindi hanno questi vestiti molto decorati, e allora la loro arma è l'arco, e quindi portano poi sulle spalle appesa la faretra. L'epica comunque ricorda l'arco anche per gli eroi, cioè Ulisse è ricordato per l'arco, per il suo enorme arco che solo lui riesce a tendere, però il suo arco Ulisse l'ha lasciato a casa, è partito per la guerra, è andato a Troia a combattere, e però l'arco l'ha lasciato nella sua casa. Quindi ci piace questo arco, non sia proprio uno strumento di morte tra uomini, ma più legato alla vita casalinga, alla vita più normale, diciamo così, anche degli eroi. Anche per gli antichi, essendo associato alla caccia, era associato a un'attività che era più quotidiana, quindi non alla guerra, non al cimento fra gli uomini, ma per affrontare gli animali. Ed effettivamente, come appunto abbiamo detto, anche per il mondo occidentale, quindi in Italia, le rappresentazioni che abbiamo sono di caccia al cervo prevalentemente, quindi anche in Etruria troviamo le rappresentazioni di personaggi con l'arco, ma anche in questo caso sono cacciatori e non guerrieri. Questi arcieri sono bellissimi, comunque sono dipinti in un modo incredibile. Appunto, parliamo un attimo del vaso François. Questo è un vaso un po' incredibile, io penso che anche i musei della Grecia ce lo invidino, perché non esiste un altro vaso come questo, che è nello stesso tempo un'opera eccezionale sia dal punto di vista artigianale, e infatti l'artigiano che lo ha costruito, praticamente quasi una costruzione architettonica, l'ha firmato. Noi sappiamo che Ergotimos mi ha fatto, c'è l'iscrizione sul vaso, quindi mi fece Ergotimos, e poi mi ha dipinto Cleitias, che è il pittore. Quindi è un vaso talmente importante che sia l'artigiano che l'ha fatto, sia il pittore che l'ha dipinto, che poi noi conosciamo anche in altre, per altri vasi, per altre opere, una mano riconosciuta, l'hanno firmato, perché è un'opera eccezionale, perché è una specie di enciclopedia della mitologia. Qui nei vari registri della decorazione, dall'orlo fino al piede, sono raccontati con ricchezza di particolari tutti i miti più importanti dell'antichità classica, e ognuno di questi personaggi ha iscritto accanto il suo nome correttamente in greco, e quindi chi se l'era fatto fare e l'ha poi fatto chiudere nella sua tomba, che è un aristocratico di Chiusi della prima metà del VI, sicuramente attraverso questo vaso conosceva gran parte della mitologia greca. È un orgoglio per Firenze e per il museo. È un orgoglio per Firenze, un orgoglio per il museo, un orgoglio per la Toscana, perché una volta tanto non è un vaso che altri ci possono richiedere, perché magari, non so, è stato acquistato, questo vaso è stato trovato in una tomba chiusina, quindi è stato ritrovato in Toscana, quindi non è una... Quindi proprio nostro. Ringrazio la dottoressa Gianferoni per la sua ospitalità, per le notizie molto interessanti, anche un po' inedite, che ci ha dato, perché noi avevamo tutta un'altra idea dell'arciere. E a voi tutti do appuntamento alla prossima puntata.